Guest star e proiezioni di lungometraggi italiani e internazionali e di documentari, masterclass, incontri culturali e anche grande musica. È molto ricco il programma della 19ª edizione del Magna Grecia Film Festival che si terrà a Catanzaro dal 30 luglio all'8 agosto. Il cartellone del festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, è stato presentato in Città della Regionale alla presenza, oltre che di Casadonte, dell'assessore regionale al turismo Orso Marzo, del vice sindaco di Catanzaro Iemma, dell'assessore alla cultura di Catanzaro Monteverdi e del curatore della sezione documentari del Festival Capelupo. Il Magna Grecia Film Festival avrà ospiti tra gli altri personaggi come l'attore Richard Gere, il regista e sceneggiatore John Landis, l'attrice Stefania Sandrelli, il regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana e il regista e attore Ricky Tognazzi, ma non solo, anche il comico, attore, conduttore e regista Giorgio Panariello. Tra gli ospiti anche Lillo. Per quanto riguarda la musica, oltre al volo, altri grandi talenti come Malika Ayane e Giulia Penna. Beh, novità ce ne sono tante, come avete potuto vedere in questi giorni, in questi mesi che hanno creato una grandissima attesa intorno al Magna Grecia. La più grande, direi, è quella di avere un'icona del cinema mondiale, Richard Gere a Catanzaro. E credetemi, mentre ve lo dico mi emoziono, perché è una grandissima conquista per un festival. Adesso abbiamo 19 anni, siamo maggiorenni, avere uno dei più grandi attori mi dà una grande emozione. Ma non solo, poi ci sarà John Landis, che è un mito assoluto, altro grandissimo regista, ricorre il 40° di Thriller, il video che è stato insomma, straordinario con Michael Jackson, che lo ricordiamo e non ce lo dimentichiamo, The Blues Brothers, Ufficiale Gentiluomo di Gere, ricorrono i 40 anni, quindi ci sarà questo omaggio al grandissimo Richard. E poi apriremo il festival con il volo. Penso che un gruppo musicale più importante che ha esportato la musica italiana nel mondo non c'è in questo momento. Arrivare a una 19ª edizione, essere vivi ed essere forti dopo questi 2 anni terrificanti che ci stiamo, speriamo presto, lasciando alle spalle, non era semplice. Abbiamo lavorato tanto negli ultimi mesi per riuscire a costruire un programma veramente ricco. Io, come dire, definirei questo festival, questa edizione, un festival cinefilo. Con grande propensione popolare e nello stesso tempo, come dire, culturale. Il festival ha sempre cercato di esplorare varie forme d'arte partendo dal cinema, lo rifarà quest'anno con la musica, lo farà ricordando grandissimi nomi del panorama culturale. Michael Radford e Jeremy Piven riceveranno la colonna d'oro alla carriera, premio come di consueto realizzato dall'Orafo Calabrese Michele Affidato. Anche quest'anno siamo presenti con le nostre colonne d'oro, un premio che è nato insieme a quella che era l'idea di un Gianvito Visionario, dove tantissimi anni fa abbiamo creduto in lui e in questo progetto che è stato e continua ad essere una grande eccellenza per il nostro territorio. Quindi per noi è un grandissimo piacere, è un grandissimo orgoglio poter contribuire anche con la nostra arte in un progetto di un'eccellenza così importante per i nostri territori e soprattutto fare rete su quelle che possono essere le cose positive di questa terra e crescere insieme a tutela anche di quella che è la nostra storia.